Allora, siamo qui da Giancarlo Casa alla Gatta Mangiona e stiamo parlando di pizza tonda romana, un classico sempiterno sostanzialmente. Sentiamo da lui come è nata, qual è un po' la storia, quali sono le caratteristiche, quali sono un po' le cose più importanti, più essenziali da ricordare di questa benedetta pizza romana. Vai Giancarlo. Allora, la pizza a Roma è sempre stata la pizza dei forni. La vera pizza tradizionale romana è la pizza dei forni. Pizza bianca, la pizza rossa, basta, senza varianti, è cotta nei forni da pane e ancora oggi è un grande prodotto. La vera pizza tradizionale romana è quella. Negli anni 30 alcuni imprenditori napoletani provarono ad aprire pizzerie a Roma, dato il grande successo che avevano a Napoli, ma il risultato non fu positivo. Delle vecchie pizzerie napoletane aperte in quel periodo, credo che rimase aperta solamente la Buca di Sant'Ignazio, che ancora oggi esiste a Piazza Sant'Ignazio, mentre invece altre aprirono e chiusero entro poco tempo perché non c'era ancora l'abitudine. Si andava più in trattoria all'epoca, cioè andare a mangiare una pizza seduti non era nell'abitudine dei romani. Oltretutto, quel tipo di pizza non piaceva perché era troppo morbida, abituati a una pizza più croccante. E infatti la Quindi, pizza romana che per caratteristiche arrivare al successo della pizza a Roma dobbiamo passare al dopoguerra, alla fine degli anni 50 e soprattutto al boom economico degli anni 60, quando il consumo fuori casa è cresciuto tantissimo e la pizza comunque offriva sempre la possibilità di non spendere cifre eccessive e quindi si è cercato di riportare in forma tonda quello che era la pizza dei forni, quindi puntando sempre su una croccantezza, un prodotto completamente diverso da quello tradizionale napoletano, che ha preso piede notevolmente. Quel periodo lì c'è stato il primo boom delle pizzerie, legato anche poi al boom della birra, che in Italia non era un prodotto di largo consumo, invece il consumo della birra, all'epoca solamente industriale, ma che poteva essere comunque anche buona, è andato di pari passo l'aumento dei consumi della pizza e della birra, proprio perché i birrifici hanno capito che c'era un'occasione per ingrandire i mercati tramite la pizza e in quegli anni era un'abitudine avere un finanziamento da un produttore di birra per mettere sul locale. Ovviamente poi con l'impegno di lavorare solamente quella birra per tanto tempo. Ah, Quindi ecco. è nato il connubio C'è anche pizza-birra, un che secondo me non retroscena. è il migliore, ma quel matrimonio di interesse ha portato poi a stabilire questa accoppiata che ancora oggi dura e viene consumata con grandi quantità. Va bene, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere sulla pizza? Consistenza dell'impasto? Beh, poi no, possiamo parlare anche, se vogliamo parlare anche della pizza a taglio, che è venuta fuori subito dopo, eppure lì è stato un trionfo, cioè oggi a Roma consumo pizza tra quella dei forni, quella a tavolino e quella a taglio è una cosa impressionante, secondo solo a quello di Napoli Sì, al anche perché è mondo. coinciso con un ritmo di vita per cui non si rientrava a casa a pranzo, quindi si pranzava Certo, fuori, ci voleva un e cibo molto veloce spesso ed si economico. preferiva un prodotto così al tramezzino, altre cose meno. Cioè, il rapporto con la pizza è viscerale proprio. Poi il primo boom è stato fine 50, primi 60, poi negli anni fine 70-80 c'è stato un secondo boom. E poi ce n'è stato un terzo, e poi è arrivata invece la pizza gourmet, c'è stato un altro boom, poi adesso il boom all'estero della pizza di qualità, cioè un prodotto in espansione continua, è uno dei pochi veri cibi globali, perché gli altri cibi globali sono portati da, o bevande, sono portati dagli interessi delle multinazionali. Allora McDonald's è arrivato in tutto il mondo perché è un'operazione economica, non è un'operazione culturale. La Coca-Cola è arrivata in tutto il mondo perché è un prodotto su cui c'è un guadagno enorme, più ne vendo più guadagno, cerchiamo di darla a tutti. La pizza è l'unico prodotto che è arrivato in tutto il mondo, adesso magari anche per questioni economiche, ma all'inizio solamente come riconoscimento di un qualcosa di piacevole. E quindi già da 40 anni, se uno andava in Nepal o in Africa, trovava una simil pizza fatta con le farine locali e si è diffusa così. Poi è chiaro, l'immigrazione italiana l'ha portata un po' dappertutto, però non c'erano le grandi catene. Le pizzerie,
si diffondevano in tutto il mondo, ma con milioni di proprietari diversi. E su richiesta proprio del sì, consumatore. Dove aprivano le pizzerie ci hanno sempre avuto successo, un prodotto veramente. E noi stasera ne assaggeremo una strepitosa. Facciamo qualcosa di quanto si può andare alla guardia, giusto? È giusto, sì. Grazie, no, Giancarlo.